Buongiorno Fiorellini, come va? Mi auguro voi stiate bene. Allora, oggi è sabato e in occasione di questo sabato mi sono messo un po' elegante, avete visto? Un po' carino, con la maglietta rossa, camicia bianca. Vado a pranzo da mio amico Emiliano perché sua moglie, Lidia, mi ha preparato la peara, sapete, la famosa salsa veronese con cui si guarnisce il bollito. Quindi sto per andare da Emiliano a mangiarmi il bollito con la peara. Insomma, un sabato del villaggio quasi, diciamo. Allora, c'è un articolo sul Corriere della Sera, tanto per cambiare, di Gramellini. Fa sempre questo articolo, diciamo, un pamphlet, vorrebbe essere spiritoso, alle volte ci riesce, alle volte meno, dove sottolinea una cosa secondo me molto intelligente, cioè che Grillo è un politico un po' snob, cioè insomma non sta sulle barricate, arriva solamente in articulo mortis, cioè è un modo di far politica un po' comodo, vabbè che Grillo insomma è comodo, molto, molto comodo di suo, cioè, ve lo garantisco, sta proprio bene, non solo di salute. Ma insomma questo suo modo di presentarsi quale salvatore della patria quasi, no? O del suo partito, cioè, mi sembra sicuramente, dai, diciamo la verità, sicuramente un po' snobistico. Lo dico nonostante Beppe sia mio amico, perché queste amicizie come la nostra non passeranno mai, ci potrebbero essere rivoluzioni bolscevicche, qualsiasi tipo di mutazione climatica, ma queste amicizie rimangono per tutta la vita. Bene, e quindi è carino l'articolo di Gramellini, molto meno invece quello della Iozza che fa la cronistoria della pandemia, dove sottolinea il fatto che Rezza, uno degli scienziati, Rezza dice: abbiamo ancora 14.000 contagiati, state a casa, Rezza. Ma che cribbio dici? Che cappero dici? Sei contento, Rudy, che non dico più quella parola che comincia per C e finisce per Azzo? Che cribbio dici, Rezza? Sono 8 mesi che sto a casa. A lui cosa gliene frega, Rezza? Lui guadagna i soldi delle consulenze. Cosa gliene importa? Ah, insomma. Per quello che riguarda la situazione politica, dove si fanno giochi di parole tra Draghi e Grilli, protagonisti di tante favole, un gioco di parole abbastanza semplici e facili, una cosa che avevo sempre più o meno io nella mia pochezza intellettuale, no, intellettuale no, politica, avevo sempre detto che noi dipendiamo dall'Europa e più le cose qui vanno male, più loro ci danno l'ammazzata con lo spread. Anzi, più che male, non gradite a loro. Ora che c'è Draghi, ma guarda caso che combinazione, lo spread è andato sotto 100, mai successo. Quindi, quelli che hanno detto che Draghi non è schiavo, è più semmai verso l'America e meno per l'Europa, mi sembra un po' una illazione. Direi che Draghi ci sta dentro dall'Europa a mani e piedi. E questo chiaramente crea dei piccoli contrasti, soprattutto nella nostra coalizione all'opposizione, non è vero? C'è un po' di confusione. Nonostante io abbia una cultura, diciamo, media, abbia fatto il classico, una decina di esami all'università, abbia letto Memorie del sottosuolo di Dostoevskij, conosca l'ottava di Mahler, abbia letto qualcosa anche di Luigi Nono, anche se non, al gran sole carico d'amore, un po' la rottura de bale, vabbè, insomma. Comunque, nonostante, diciamo, queste mie presunte verità intellettuali, non ci capisco niente, non capisco niente su quello che sta succedendo. La scelta dei ministri, la scelta di quello. Ma soprattutto la lentezza di queste cose. E poi non parlano dell'epidemia, no, non parlano proprio i politici. Nonostante Renzi ci dica di stare a casa, Conte va in piazza con i microfoni, quello va di là. Di Maio fa un pranzo alla Farnesina. Ma c'era distanziamento al pranzo alla Farnesina.
ci prendono per il C. Rudy si è contento che non ho detto la parola ciaculo. Vabbè, insomma, mi voglio oggi gustare santa pace questo mio pranzetto. Leggetevi una bellissima intervista su Renato Pozzetto, di Renato Pozzetto, con Renato Pozzetto, sul Corriere della Sera. Domani ne voglio parlare a lungo perché Renato è una persona che merita molta attenzione e soprattutto saremo tutti davanti al video a vedere questo film che ha fatto con Pupi Avati sulla vita del padre di Sgarbi, ok? Quando siamo stanchi, ci vengono le occhiaie, poiché la pelle intorno agli occhi è la più sottile di tutto il corpo e in assenza di riposo tende ad impallidire, lasciando trasparire il sangue venoso che è più scuro, le famose occhiaie.